Ciao a tutti ragazzi, sono Crysis, bentornati su questo nuovo video. Siamo sul 16° episodio di Minecraft. Siamo nel Nether e ho finito di fare finalmente anche lo spawn di Blaze. L'ho cercato di rifare un po' al meglio, aggiungendo, oddio, aggiungendo dei assistenti a voi. Vieni qui, vieni qui. Ecco qua, delle casse, delle chest e degli hopper. In questo modo sarà come più o meno come il nostro mob spawner che abbiamo in superficie. Tutto quello che cadrà andrà qua dentro, lo ritroveremo nelle nostre ceste. Eccole qua, tutto ciò che ci serve, le bacchette. Non sappiamo quanto vogliamo e tutti gli oggetti che servono li troviamo qua dentro. Noi adesso dobbiamo tornare in superficie. E qui nel Nether per ora abbiamo finito. Cosa dobbiamo andare a fare oggi? E allora, ho diverse cose in mente da fare. Avevo detto di andare a cercare gli Enderman, perché comunque spawnano un po' dappertutto, però è più facile trovarli e vederli soprattutto nelle zone abbastanza ampie, quindi magari deserti è l'ideale. Raramente spawnano anche in più di uno, due, tre a volte. Tre ne ho trovati proprio una volta soltanto, ma è rarissimo, ragazzi. Allora, per prima cosa, siccome mi stavo dimenticando di Pina, della nostra mucchina, io mi sono ricordato che in certi dungeon ho trovato delle targhette. E queste targhette, eccole qua, ce ne ho ben 9. Una ne utilizzerò per dare finalmente il nome a Pina, appunto. Per fare ciò dobbiamo andare all'incudine e utilizzare questa targhetta e dargli un nome praticamente qui. Nome Pina. A questo punto lo prendiamo. Oddio. Mi ha rovinato un orecchio. Abbiamo adesso la targhetta con il nome Pina e a tutti gli effetti adesso la nostra mucchina avrà anche un nome. Vediamo perché lei scappa, non vedo l'ora di scappare da qua dentro. Ecco qua, Pina, sei tu? Oddio, sono andato al bagno. Pina, va bene. Zuppe di funghi, abbiamo grandi quantità. Possiamo prendere anche delle altre, anzi ne prendo una. Così me la mangio subito. Anzi, me la porto dietro, non si sa mai. Questa me la porto dietro, se ci fa la sopra, sta giù. Mi viene in mente una cosa, ma se io provassi a far accoppiare Pina con un'altra mucca, cosa ne uscirebbe? Chissà, chissà, chissà. Potrebbe essere una cosa che faremo, davvero. Allora, intanto andiamo a dormire, così almeno partiamo di giorno. Poi, un'altra cosa che voglio fare è costruire una cosa bellina, bellina. Allora, come potete vedere, madonna, ma perché vanno a giro le pecore? Perché vanno fuori dal recinto? Io non capisco. Ho espanso un po' i recinti apposta perché pensavo fossero troppo stretti e magari quando nascevano le piccole pecore nascevano fuori dal recinto. Ma è inutile, è uguale. Vanno fuori come cavolo, gli pare. Sono proprio delle capre, sono proprio dure. Cosa facciamo a questo punto? Prendiamo 4 blocchi di ferro. E andiamo giù. Prendo il carrello per andare giù, così almeno se dovessimo tornare su di fretta abbiamo il nostro carrellino. Riechiti. Era un coniglio quello. Era un coniglio. Benone, siamo giù. Pieno di scheletri ovviamente, sempre dappertutto. Ma quello c'ha anche un elmo incantato tra l'altro, però di cuoio, fa schifo. E niente, dobbiamo andare prima a trovarci, mi ricordo, da queste parti. Oddio, il mini zombie. Vieni qua, mini zombie, fischie, eh. Fischie forte, beh. Allora, mi ricordo che da queste parti c'erano delle zucche. Probabilmente sapete già che cosa voglio fare con una zucca e 4 blocchi di ferro, vero? Ecco le zucche, andiamo a prendere, basta soltanto una. Cosa facciamo? Facciamo un golem di ferro all'interno del recinto, perché tanto ho capito come funziona. E niente, attraverso i vetri che ho fatto in cima alla piattaforma sono riuscito a vedere che un lupo era all'interno del recinto, quindi o mi spawno dentro o riescono a saltare. E a questo punto io cosa faccio? Ci butto un bel golem. E quando c'è un lupo dentro, questo qui lo toglie dalle balle subito. Subito. Non avete idea di quanto siano ignoranti e forti i golem in questo gioco. Ecco, siamo dentro qui al recinto. Io lo faccio qui il golem. Non capisco. Riescono a spawnarmi anche quando ho messo 20 di torce qua dentro. Boh. Vabbè. Allora. Dove lo facciamo il golem? Lo facciamo qua? Bene. Prendiamo tutto il necessario. E facciamo un blocco per terra. Uno su. Due laterali. Cosa stai facendo? Vattene via, pecoraccia. E sopra, là! Eccolo qua! Adesso tu dovrai difendere questo posto. Se farai il bravo, ci sarà anche una targhetta per te, ti darà un nome bellissimo, ok? Bene, adesso io esco, ma tu resta qua dentro, mi raccomando. Non ti azzardare a uscire, il tuo lavoro è difendere le pecore, le mie pecore dai lupi, ok? Bene.
Torno un attimo su perché voglio prendermi anche il letto, voglio portare dietro il letto perché voglio crearmi anche una specie di piccola base laggiù nel deserto, perché non so quanto potrei starci e andare avanti e indietro mi scoccia. Quindi prendiamo il letto, poi pietrisco 64, sì, tanto mi basta poco. Torce, torce, aspetta, 16. Vabbè, dai, va bene, torce va bene. Tanto ce ne servono poche. Di notte dobbiamo andare a cacciare, quindi inutile averci le torce. Quindi mi ricordo che c'era un deserto da queste parti qua giù, perché quando ero andato in miniera sono sbucato praticamente da queste parti laggiù in fondo, oltre a quella montagna laggiù, ed ero vicino a un deserto, quindi suppongo che non sia soltanto la solita spiaggia brutta, piccola. Ok, vedo già il deserto, siamo arrivati, ok. Ok, allora, ci sono anche dei cactus, io quasi quasi li prendo. Prendiamoli perché potrebbero servirmi. Anche perché mi sembra servono anche per fare il colore verde scuro. Che poi in futuro mi servirà, ragazzi. Perché farò una farm di pecore tutte belle colorate. Non ti fare. Perché salti su cactus? Poi ti fai male. Allora, oddio. Bene, allora. Qui nel deserto adesso ci facciamo una piccola base. E. Fermi un attimo. Fermi un attimo. Fermi un attimo. Fermi un attimo. Guardate che cosa c'è laggiù. Guardate cosa c'è laggiù, c'è una fortezza del deserto. Oh. Oh, bene, 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 bene. Abbiamo anche una piccola fortezzina del deserto da esplorare tutta quanta. Allora, mi ricordo le fortezze del deserto sono stronze perché sono piene di TNT. Dobbiamo andare giù con cautela, eh. Penso sia proprio una di quelle classiche fortezzine. Esatto, vediamo un po'. Eh sì. È proprio una di quelle, ragazzi. Abbiamo trovato la fortezza del deserto. Bellissimo, bellissimo. Allora, qui sicuramente ci sarà. Eccolo, infatti. Laggiù c'è il TNT. Devo trovare un modo per scendere. Facciamo di qua. Non so se ci si fa. Io lo sapevo, devo portarmi più torce. Non mi basteranno mai adesso queste. Non mi basteranno mai. Allora, fermi tutti. Non c'è tipo una specie di passaggio che porta giù di sotto, eh. Qui cosa no, queste portano fuori. Niente, dovrò scavare per conto mio, allora vediamo un po'. Se scavo lontano magari da. Ok, piano, piano ragazzi. Che se si schianta sopra un TNT qui è finita, cioè manda a puttana tutto quanto, c'ho 32 livelli addirittura. Non vedo più niente, non so se neanche se sono andato più sotto. Oh, carbone. Carbone vuol dire torce, carbone vuol dire torce. Io prendo tutto questo carbone. Tanto mi sembra del legno l'ho anche portato con me, quindi bene, 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 bene. Tanto carbone, tante torce. Eccoci qua, siamo arrivati. Allora. Quella lì dovrebbe essere la piattaforma che attiva il TNT. Possibile? Sento anche ci sono dei ragni. Se io qui spacco tutto. Eccolo. Amico, vedi? Questa ci fa saltare in aria tutto quanto. Oi oi oi. Oh, dell'oro. Delle ossa, ma non mi servono. Vabbè. Oro e ferro. Bene. Qui abbiamo. Oh, guarda quanta roba, ragazzi. Guarda quanta roba. Quanta roba che c'è. Altro ferro. Benone. Questo ferro tanto mi servirà prima o poi per fare i binari. Quindi è meglio prenderlo adesso prima sia troppo tardi. Vedi, è già notte. È già notte quasi. Direi di dormire. Vediamo un po' se riusciamo a fare magari una piccola casetta, anche piccolina, e se ne frega. No, questo è troppo corto. Intanto magari se non dovessi trovare nessun Enderman, almeno ho un posto dove posso difendermi e stare per l'intera notte. Allora, devo intanto guardare in giro. Ah, pieno di mob. Qui però difendiamo la nostra base con delle torce, se no è inutile. No, è inutile. All'interno qua ci metto un bel letto. Eccolo qua. No, la mappa è importante, la butta via. No, fermo. Ok. Qui spacchiamo e andiamo fuori. Ok, praticamente adesso dobbiamo riuscire a cercare gli Enderman, se riusciamo a vederli, eh. Tanto dovrebbero lasciare una specie di luce viola. La classica luce degli Enderman. Vediamo poi se riusciamo a vedere un piccolo Enderman. Giro per il deserto.
Tu non lo vedi, vero? Anche se lo vedi, tanto non me lo diresti, sei stronzo. Io alla mia base ho, mi sembra, se non sbaglio, 7 occhi di Ender. Potrebbero essere anche più che sufficienti per trovare la fortezza, perché io sono arrivato anche a un buon punto a cercarla, fin lassù, come vedete. Potrebbe essere se vicino, ma se fosse più lontano mi servirebbero ancora più occhi se si dovessero rompere durante il lancio, quindi non saprei. Io potrei anche provare a cercarla con questi 7. Prima l'ho provata con uno, quindi... Oh, aspetta un attimo. Questo scheletro ha un'armatura di maglia, guarda un po'. Se me la droppa, la potrei mettere insieme alle altre armature. È l'unica che mi manca. Non me la darà mai. Sei schifo, non me l'ha data. Tu cosa vuoi? Va via. Non me l'ha data, vero? Ma che? Non me l'ha data mai, mai nella vita. No, non ti azzardare più. Esplodi da un'altra parte, via! Via di qui. Era un più dono. Aveva il compagno lo stronzo, eh? Qui c'è un altro. Oh, ma che è? Però laggiù guarda, vai. Laggiù c'è una streghetta, eh? Laggiù c'è una streghetta, te vai, esplodi da un'altra parte. Ti ho detto no, no! Ragazzi, mi stanno distruggendo tutta la fortezza. Guardalo! Guardalo, c'è un Enderman! Enderman, Enderman! Oh, però, che palle. Ci sono due scheletri lì, proprio lì. Oh, che bello, Enderman. Diamine! No, 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 mi sono bloccato nel... Vai, ha preso anche l'Enderman, ha preso... E dai, però droppami una perla, stronzo. Dai, il creeper stava uccidendo l'Enderman. Scoppiata praticamente accanto, l'ha fatto volare. Ora però mangio, perché sennò faccio una finaccia anch'io, eh. Ok, io penso che altri Enderman non spawnino, forse. Ora, laggiù c'era anche una strega da qualche parte. Ora, se si è mossa, mi fa anche incazzare, perché se mi tira dietro una bolla di veleno e mi tocca qualsiasi cosa, qui muoio subito. Altri Enderman non li vedo. Ne ho ucciso soltanto uno e non ci ha droppato niente. Però almeno riusciamo a vederli qui in luoghi aperti, molto si ampli. Oddio! Oddio, bastardo! Mi ha ronzato un orecchio, ci sono altri qui in giro. Scheletracci, vigliacchi, farabutti, vieni qua. Mischia forte. Oh, era qui la strega, era qui la strega. Era qui la strega, sì. Era accanto a questo fiumiciattolo. È andata via, si è mossa. Allora, io direi di fare una cosa. Tanto, tra poco è anche mattino, altri... Non ci credo. Fermi tutti. Fermi tutti, ci sono due Enderman, davvero? Oddio, due Enderman. Vieni qua. Venite qua da me, sì. Sì. Droppa qualcosa. Un altro creeper, oddio. La banda di creeper. È lì. No, non ti ho visto, non ti ho guardato, non ti ho guardato, non fare il permaloso, dai. Perla di Ender, perla di Ender. Oh, oh, soddisfatto, soddisfatto. Ne abbiamo 8. Se riusciamo a craftarla, ovviamente, abbiamo 8. Vi aiuto a uccidere, tanto se no mi segui comunque. Benone, adesso torniamo a casa. Anzi, dormiamo. Poi, il mattino dopo, andiamo a casa. Riprendiamo anche il letto, magari. Oh, bene, bruciate tutti quanti. Allora, ora mi sto già perdendo. La casa sta di qua. Sta di qua. Ok, vi farò un giro per tutto il deserto. Stanno bruciando tutti. Allora, con quest'altra perla adesso torniamo a casa, la craftiamo insieme a un'altra polvere di blaze, che le faccio subito magari. Che le faccio subito se almeno la crafto all'istante. Vai. No, non la prende. Prendi tutto. Torniamo a casa. E così il prossimo episodio magari ci incamminiamo in cerca di questa fortezza. Io riparto dal punto dove sono arrivato. E da lì andremo in cerca della fortezza con questi 8 occhi, che spero siano sufficienti, ragazzi. Perché una volta che troviamo il punto giusto, non importa neanche più utilizzarli a quel punto. Adesso andiamo a controllare il golem se sta facendo il suo lavoro. Vediamo se ci sono. Oh, si è sempre lì. Bene, bene, bene. Però queste pecorine. Faccio una cosa, io le ammazzo perché. Devono imparare che devono stare dentro il recinto, dentro, non qua fuori, non in corridoio, accidenti. Esci anche te, forza. Allora, buongiorno, vi ripopolerò anche a voi. Andiamo a controllare anche il pollaio. Prendiamo tutte le uova chiuse subito perché le galline sono veramente delle pezze di schifo, eh.
E non prendo niente perché non c'ho niente, non ho spazio. Aspetta, butto via qualcosa. Butto via qualcosa qui nel mare. Vabbè, no, che cazzo butto? No, cosa faccio? Lo butto nel mare. C'ho il droppatore qui che ho fatto nel primo episodio. Butterò un po' di arenaria, ci faccio niente, dai. Vai, prendi un po' di uova, chiudi tutto. Ok. Se magari un giorno ci faremo anche un bel dolce. Voi state buone, lo sta giù. Siamo tornati a casa finalmente. Ah, qui la piantagione sta venendo su bene. Perché questi qui stanno tornando a farlo? Non capisco perché. Perché tutto cresce e qualcosa no? È la stessa terra. Andiamo a mettere a posto anche l'altro occhio. Bene ragazzi, per oggi concludo qua questo video. Nel prossimo episodio andremo in cerca di questa fortezza finalmente. Speriamo di farcela. Con 8 occhi dovremo riuscire a trovarla per forza, ragazzi. Non c'è niente da fare. Come al solito, se questo video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.